Salve a tutti, oggi puntata speciale di City Report. Siamo in una location molto particolare per affrontare una tematica che in questo post-Covid, dopo la fase 2, sta creando diversi problemi alle famiglie, agli educatori e chiaramente ai ragazzi che studiano. Siamo qui oggi ad affrontare appunto questa tematica con Suor Moni Alfieri, esperta di politiche scolastiche. Buongiorno e Buongiorno, benvenuta. grazie. Sicuramente l'avete già conosciuta, l'avete già vista in TV perché è sicuramente una delle migliori divulgatrici appunto della situazione delle scuole paritarie e siamo anche con una rappresentante, una mamma che si chiama Luisa Foti. Benvenuta. Buongiorno. E siamo qui per parlare appunto delle scuole paritarie. Cosa sta succedendo in questa Italia purtroppo devastata da questo virus imprevisto, alcune situazioni che già precedentemente avevano dei seri problemi, delle complessità, stanno peggiorando. Perché? Perché i genitori, purtroppo molti genitori sono costretti a stare a casa, oppure stanno a casa e non possono lavorare, non hanno reddito e hanno dei figli, comunque ci sono dei giovani che hanno bisogno comunque di continuare a frequentare le scuole anche con una didattica a distanza, ma il governo, che dovrebbe essere il primo organo che si occupa di tutelare appunto le famiglie, l'educazione, eccetera, in questo momento pare un po' latente. Quindi siamo qui a approfondire questa tematica con chi ne sa molto più di me e di molti di quelli che stanno dall'altra parte dello schermo. Io partirei direttamente con la mamma, con la signora Luisa Foti. Ci può Grazie. raccontare un po' la situazione appunto del Covid, come l'hanno vissuto i genitori con i figli e soprattutto nei confronti di questa situazione appunto che è delle scuole paritarie che non hanno avuto nessuna agevolazione? Ma la situazione è stata veramente difficoltosa, soprattutto all'inizio, perché è stato qualcosa che è piombata, una situazione che è piombata nelle famiglie assolutamente all'improvviso. E per quella che è la nostra esperienza, le scuole frequentate dai nostri figli, i nostri figli frequentano, noi abbiamo 9 figli, 5 frequentano scuole paritarie, 2 frequentano una scuola superiore statale, una è più grande perché è già all'università, abbiamo una piccolina. Le scuole tutte hanno provato a far fronte a questa situazione. Quello che abbiamo visto noi è, come sempre, da parte delle nostre scuole, un impegno molto grande nel far sì che i bambini e ragazzi delle medie, elementari e medie, potessero continuare a lavorare con la serietà e soprattutto con una possibilità di intravedere un bene anche in una realtà che apparentemente di bene non aveva nulla. E questo è quello che noi abbiamo visto. Veramente tutti i giorni vediamo in atto nel lavoro che gli insegnanti stanno facendo con i nostri figli. Non mi piace mai mettere in contrapposizione la scuola paritaria e la scuola statale, è una cosa che non mi piace fare. Però devo dire che in questo frangente la differenza è stata netta. Cioè, nel senso che abbiamo visto alcuni insegnanti della scuola statale dove vanno i nostri figli, per loro iniziativa personale, per loro un desiderio forte. Di portare avanti comunque bene il loro lavoro, andare avanti a fare questo lavoro ben fatto. Altri si stanno veramente trascinando e quello che viene proprio alla luce è che non esiste un'unità tra loro nel modo di lavorare, cosa che invece riscontriamo assolutamente nella scuola paritaria che frequentano i nostri figli, alle elementari e alle medie. Sì, diciamo che in questo momento, da quello che possiamo vedere, tra i vari soccorsi che lo Stato dovrebbe dare appunto alle famiglie, quello che è principalmente mancante è quello sulle scuole paritarie e non riusciamo ancora a darci una spiegazione del perché, in quanto sarebbero comunque delle garanzie che andrebbero a beneficiarne famiglie, studenti, insegnanti, educatori e anche la scuola pubblica, perché in questo momento non potrebbe accollarsi tutto quello che è una scuola privata e soprattutto anche per quanto riguarda la formazione, diciamo che verrebbero a mancare dei principi formativi, una scelta delle famiglie. Parliamo quindi molto più tecnicamente e passiamo la palla a Suor Anna Moni Alfieri, come sapete, esperta di politiche scolastiche. Stessa domanda, Covid-19. Ci sono state diverse problematiche, adesso inizia la fase 2, ma rispetto alla fase 1 per le scuole paritarie non ci sembra che sia cambiato molto. Certo, grazie per questa opportunità che ci permette di riportare all'opinione pubblica e anche alla classe politica
quello che è una questione abbastanza delicata. In Italia abbiamo 40.000 sedi scolastiche statali, frequentate da 7 milioni di studenti. Parallelamente abbiamo 12.000 sedi scolastiche paritarie, frequentate da 900.000 studenti. Per gli allievi che frequentano la scuola statale, lo Stato italiano destina tasse dei cittadini 89.000 euro per tutto il percorso educativo, dati OCSE PISA, equiparabili a un costo medio studente di 6.000 euro. Quindi l'ultimo studio 2018 targato di Civicum con Deloitte, quindi in realtà estremamente scientifiche, definiscono il costo dello studente di un allievo della scuola statale, un liceo milanese, 10.000 euro. Va bene, questo è il costo dei 7 milioni di studenti che frequentano la scuola statale, al netto delle grandi fatiche che affronta la scuola statale. Manca la carta igienica, mancano i docenti. In tempi di coronavirus, ricordiamoci, sono 1.600.000 gli studenti non raggiunti dalla didattica a distanza. Sono fondamentalmente gli studenti delle classi sociali più svantaggiate economicamente, le periferie e il centro-sud. Spostiamoci nel comparto scuola paritaria. Nel comparto scuola paritaria, questi 900.000 alunni che frequentano queste 12.000 sedi scolastiche, per questi alunni lo Stato italiano da anni destina una cifra di contributi pari a 512 milioni di euro, cioè 500 euro all'anno. Quindi per un allievo della scuola statale lo Stato destina dagli 8.500 ai 10.000 euro annui, per un allievo della scuola paritaria destina 500 euro. Chi paga la differenza? Nella scuola paritaria si paga la retta. Quindi in questi anni la famiglia italiana che ha scelto la scuola pubblica paritaria ha pagato la retta. E che retta ha pagato? Ha pagato una retta che va per l'infanzia da circa 2.500 a 3.200 euro all'anno, per la primaria arriva a 4.000 euro, per la secondaria di primo grado 5.000 euro, fino a 5.500 massimo una scuola secondaria di secondo grado. Quindi evidentemente la differenza chi l'ha pagata di questo gap l'hanno pagato le scuole paritarie, che si sono altamente indebitate per riuscire a rimanere sul territorio, per dare pluralismo educativo e offerta educativa, non perché pensando di far insegnare a far di conto meglio della statale, ma perché in Italia, come in tutto il mondo, il pluralismo educativo è un valore aggiunto. Quindi sono realtà che si sono altamente indebitate, realtà gestite da mondo religioso, ma anche laico, di ispirazione cristiana, ma anche delle scuole ebraiche, quindi il problema confessionale è ampiamente superato. In tempi di coronavirus, quindi, che cosa emerge? Emerge tutto il principio della difficoltà in un sistema scolastico italiano di quello che noi definiamo la sussidiarietà al contrario. L'AGES, per prima l'Associazione dei Genitori, disse proprio questa parola un po' di anni fa: la sussidiarietà al contrario. Cosa vuol dire? Vuol dire che la famiglia italiana, i 900.000 genitori, la scuola paritaria, finanziano e danno 6 miliardi di euro cash ogni anno allo Stato italiano. Quindi sono i primi finanziatori. Quindi cade la fantasia che la scuola paritaria è la scuola dei ricchi per i ricchi, ma cade altresì la fantasia che la scuola paritaria sia la realtà confessionale, come cade l'idea che la scuola paritaria rubi, tolga i soldi alla scuola statale. Il coronavirus dice questa verità, il coronavirus fa operazione verità, ma se fa operazione verità fa anche operazione realtà. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo comparto la famiglia italiana, dopo aver pagato le tasse per un sistema scolastico che non sceglie e aver pagato la retta, non ce la fa più in tempi di coronavirus. Perché? Perché due mesi fa la famiglia italiana aveva una povertà percepita, si era spaventata, non riesco a pagare la retta. Dopo due mesi ha una povertà reale, ha perso il posto di lavoro, non sa se a settembre lavorerà, quindi quella retta lì non riesce più a pagarla. Che cosa succede? Abbiamo avuto in Italia il rischio reale di due povertà allo scontro. La famiglia italiana che non riesce a pagare la retta, ma le scuole paritarie che si sono altamente indebitate, ipotecando gli immobili, accedendo a dei mutui, oggi non ce la possono più fare. Quindi cosa fa? Non si pagano i docenti, perché ricordiamo che gli ammortizzatori sociali per i docenti vale solo per la scuola dell'infanzia, avendo sospeso il servizio, e non copre neanche tutto.
Questa povertà allo scontro noi siamo riusciti a scongiurarla grazie, e permettetemi di farlo, a tutto il mondo associativo, a tutte le famiglie che nell'emergenza hanno compreso tutto il rischio, terribile, la difficoltà, e sono scese in campo. Sono scese in campo in un modo adulto e intelligente e responsabile, e hanno detto allo Stato italiano: noi non ce la facciamo più a darti 6 miliardi di euro all'anno, non ti chiediamo soldi in più in questo momento che la gente muore di fame, ti chiediamo aiuta il comparto scuola paritaria, aiuta la famiglia per salvare la scuola statale. E spieghiamo perché. La famiglia ha detto: concedici la detrazione completa della retta pagata in tempi di coronavirus, cioè non ci dare soldi, permettici nella dichiarazione dei redditi di giugno, non quella dell'anno dopo, di giugno, di scontare la retta che noi abbiamo pagato, pagare meno imposte, se abbiamo un credito restituiscilo, perché ci dà la liquidità che ci permette a settembre di scegliere la scuola paritaria. Ma dà anche alla scuola paritaria la possibilità di sopravvivere continuando sia ad indebitarsi, ma ad una soglia sostenibile. E se tutto ciò non avviene, noi abbiamo fatto uno studio vero e proprio scientifico depositato ai senatori e ai deputati, che è firmato dall'Istituto Bruno Leoni, quindi siamo in una realtà di estremo laicismo, perché ricordiamoci che l'essere bigotti è un problema non solo dell'ortodossia, ma anche del laicismo sfrenato. Questo è un laicismo intelligente, adulto, con Carlo Amenta. È stato firmato questo studio, è stato depositato. E cosa dice questo studio? Va a confermare tutto quello che noi abbiamo detto con i costi standard, ma ci sono stati pronunciamenti di tanti economisti, peraltro, in questo periodo. Guarda che se questa operazione non riesce, che cosa succederà materialmente a giugno? A giugno queste un terzo di scuole paritarie chiudono, 300.000 alunni necessariamente dovranno bussare alla porta della scuola statale, perché non c'è verso, e soprattutto parliamo di un comparto 0-6 anni pesante, perché se le scuole statali dell'infanzia sono circa 13.000, 8.000 sono paritarie, evidentemente lo Stato non potrebbe assorbire questi alunni. Che cosa succede di contro? Non soltanto tu, Stato italiano, dovrai chiedere al primo di settembre, né un giorno prima né un giorno dopo, alle tasse dei cittadini italiani 2,4 miliardi di euro per coprire questa partita. L'ex ministro Fioramonti, pentastellato, ha chiesto 3 miliardi di euro per far ripartire la scuola statale a settembre. Queste sono cifre reali, questi sono fatti, non sono fantasie. Quindi a settembre dove potrebbe lo Stato italiano trovare questa somma 5,4 miliardi di euro? Attingendo alle tasse dei cittadini, evidentemente, ma non basta. Non basta perché lo Stato italiano è fortemente impegnato con il distanziamento sociale a riaprire le scuole a settembre in sicurezza, quindi le 40.000 sedi scolastiche con i 7 milioni di studenti non potrebbero riaprire a settembre, già oggi. Con i 300.000 alunni non potrebbero riaprire neanche tra un anno se non inventiamo il vaccino. Quindi vorrebbe dire immobilizzare il sistema Italia, impedire alla famiglia di andare a lavorare, soprattutto aprire quel grosso capitolo delle pari opportunità, perché per il comparto 0-6 anni a casa dovranno rimanere le donne a occuparsi dei figli. Ma di chi stiamo parlando? Non stiamo parlando dei ricchi. Perché i ricchi, vedete, sono quelli che si possono scegliere la scuola paritaria, che esiste in Italia come la privata, che va dalla retta di 7.000, 8.000, 9.000 fino a 20.000 euro di retta. Questo non è un comparto che soffre. Il comparto che rischia la chiusura è quello che ha una retta sotto i 4.000, 4.500, non è quello. Ma peraltro i ricchi si potranno pagare la babysitter. Sarà la classe sociale svantaggiata economicamente ad essere danneggiata. Perché? Quel 1.600.000 di studenti non raggiunti dalla didattica a distanza sono le classi sociali svantaggiate economicamente. 300.000 alunni disabili che vivono oggi in tempi di coronavirus una situazione di isolamento sono le classi sociali più fragili umanamente. Saranno queste che tenderanno ad aumentare a settembre, come saranno le famiglie povere, le donne più svantaggiate economicamente, quelle che si sono conquistate un pezzo di pari opportunità ad esserne danneggiate. Questo allarme è arrivato con tutta la sua serietà, con tutta la sua durezza, con tutta la sua realtà al governo.
Difatti abbiamo avuto la più ampia trasversalità, lo voglio citare, il centrodestra, fatemi citare tutti, il centrodestra in tempi di Cura Italia ha presentato degli emendamenti che parlano di detrazione completa della retta pagata dalle famiglie secondo il tetto massimo costi standard di sostenibilità. Vuol dire che un allievo costa 5.500 e se volete poi affronteremo dove va la differenza da 10.000 a 5.500. Non va alla carta igienica, non va in qualità, non va ai docenti, va da altre parti e ne parleremo. 5.500 deve costare un allievo, quindi il tetto massimo. Se si paga oltre vuol dire che la scuola ha diritti per i ricchi, ma quelle non hanno bisogno della detrazione, se la possono già permettere. Sono stati chiesti contributi per la didattica a distanza, perché 85 milioni di euro sono stati destinati per la didattica a distanza degli allievi della scuola statale, ad oggi zero per gli allievi della scuola paritaria. Parliamo di Cura Italia, che poi approva 2 milioni di euro, ma ancora non si sono visti. Sarebbero 4 euro per allievo, eh? 4 euro per rifare la didattica a distanza nella scuola paritaria. Pensate un po' come sarebbe possibile. E poi sono stati presentati gli emendamenti per il precariato, perché un'altra ingiustizia è che se noi in Italia diciamo il ricco sceglie e il povero si accontenta, perché sa, io mi sono sempre sentita dire da alcune classi politiche sola, ma qual è il problema? Per il povero c'è la scuola statale, se la deve far bastare, se uno vuole scegliere, vabbè, se la pagherà. E quindi vedete, non è un problema per i ricchi, ma un problema per i poveri. Il pezzo di libertà in Italia si paga e se lo possono permettere solo i ricchi. Parallelamente il PD, una forza del governo importante, ha presentato gli emendamenti del comparto 0-6 anni che salvano il comparto 0-6 anni e permettono alla scuola dell'infanzia di ripartire, perché quegli 8.000 sedi scolastiche non possono essere coperte dallo Stato. Poi c'è Italia Viva, un'altra forza del governo che ha presentato la richiesta di un contributo straordinario per scontare le rette. Cioè, in tempi di Cura Italia noi avevamo già che la famiglia moralmente aveva vinto. Il decreto Cura Italia, con un atto alquanto opinabile, stralcia gli emendamenti e mette al voto il decreto Cura Italia, quindi è un'occasione persa, ma noi delle occasioni perse ne facciamo sempre delle opportunità. E intanto abbiamo camminato, e allora che cosa abbiamo visto? Che questi emendamenti, nella più ampia trasversalità politica dichiarata, qualcuno mi dirà sono parole, ma noi in questo momento ci dobbiamo attaccare alle parole per poter far sì che la politica si assuma le proprie responsabilità e recuperi il più alto senso della politica, che è la più alta forma della carità. Noi non siamo partitici, ma politici sì, politici sì. La politica è la più alta forma della carità e noi dobbiamo chiedere a questo punto la più ampia trasversalità. E che cosa siamo? Arrivo a concludere. Il 19 arriva al Senato la votazione per il decreto scuola e lì tutte le forze politiche potranno votare a maggioranza numerica e nessuno si deve sfilare, altrimenti sarebbe il più grosso bluff della storia italiana. Questi emendamenti firmati e targati centrodestra, firmati e targati PD, firmati e targati Italia Viva, ma la famiglia moralmente ha vinto e io ho proposto sui social il 6 di maggio che festeggi, perché è già passato, ma il 6 di maggio nel Question Times, in diretta Rai Parlamento, è stata interrogata la ministra proprio dai componenti di Italia Viva parlando di queste questioni, e noi dobbiamo ricordare che personalmente come cittadini dobbiamo invocare che la famiglia, i cittadini, le associazioni scendano in campo, non per mettere la politica uno contro l'altro, perché abbiamo detto che non siamo partitici, ma per chiedere le più ampie trasversalità. E per noi è una grande vittoria morale e civile quando anche i partiti cominciano a fare un percorso e riconoscono questi eventi. Che cosa è successo? È successo che la ministra Azzolina, che proviene da un governo e fa parte del governo, è un partito dei 5 Stelle che hanno fatto della scuola pubblica statale la reale scuola, l'unica scuola che esiste. Era il 17 maggio 2017 quando veniva aperta sulla piattaforma, lo so questo concetto, l'unica scuola che esiste, la scuola pubblica statale, l'altra è la scuola privata, la scuola confessionale che chi vuole se la paghi. Stop. E su questo sono state fatte delle campagne elettorali, su questo la gente ha votato sì, è vero.
il percorso di 2 o 3 anni di chiarimento ha portato la ministra, rappresentante del governo e della pubblica istruzione, con il plauso dei 5 Stelle, ricordiamoci che c'è un cerimoniale in Parlamento, a dichiarare queste parole: noi non lasciamo indietro nessuno, nel pieno rispetto della libertà di scelta educativa della famiglia. Dovremmo imparare a memoria certe frasi perché segnano dei passaggi storici e sono delle vittorie, altrimenti a qualcuno gli verrebbe in mente di dire: ma questi fanno tanto rumore ma non portano a casa niente. No, no, la famiglia ha portato a casa molto, il mondo associativo ha portato a casa molto, ha portato a casa 3 dichiarazioni che sono senza precedenti. Questa, la seconda è che il sistema scolastico è un sistema integrato e che il ruolo delle scuole paritarie è fondamentale in questo comparto. Certamente, ha aggiunto, il governo ha all'attenzione questa problematica perché se muore la scuola paritaria hanno capito tutti che non riparte la scuola statale ma non riparte il paese. Avremmo condannato l'Italia ad essere guarita, ironia, per vivere, ma neanche tanta ironia, una vita di stenti, e forse a chiederglielo non avrebbe voluto guarire, almeno io non avrei voluto guarire a quel prezzo là. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare? Un grande passo storico nell'Italia, che il 19 e 20, quando inizieranno i voti al Senato, non ci sia solo la maggioranza numerica che realizza il sogno di Aldo Moro, ma ci sia una maggioranza politica, e io da questa rete mi sento di dover fare moralmente, civilmente, un sentito ringraziamento a tutte le famiglie che sono scese in campo in modo intelligente, in modo reale, a tutto il comparto del mondo associativo, cattolico e non, che è sceso in campo e laico in un modo intelligente, dicendo: noi non vogliamo soldi per la scuola paritaria ma che la famiglia scelga. E mi sento oltretutto di fare un plauso invece a tutta la classe politica che almeno nelle dichiarazioni per un momento ha messo giù il cappello e ha agito responsabilmente verso la famiglia, e anche ad un'area politica avversa per il cammino compiuto. Quindi il passaggio è: si voti sia con gli emendamenti, altrimenti sarà il più grosso bluff della storia, che pagheranno i poveri. Perfetto, direi che avete sentito tutto quello che è un approfondimento con dei dati oggettivo e concreto sulla questione. Vorrei aggiungere che Sorana Moni Alfieri lascerà il suo numero di telefono per chi ci volesse contattare per avere delle delucidazioni sul problema, per chi vuole manifestare solidarietà, interesse in questa causa. Quindi guardate i titoli in sovraimpressione e potrete chiamarla. Per quanto riguarda noi, ci fermiamo un attimo, facciamo pausa, cambiamo gli ospiti, arriveranno dei nuovi ospiti, seguiteci. Ecco, in merito alla possibilità di approfondire le tematiche trattate da un punto di vista giuridico, sociale ed economico, tra le pubblicazioni fra le tante scritte con vari autori, di cui suggerisco, se mai si fosse interesse, uno è La buona scuola pubblica per tutti, statale e paritaria, scritta con Miranda Moltedo e Maria Chiara Parola. Questa pubblicazione definisce tutto il percorso giuridico su che cos'è scuola pubblica statale, su cos'è scuola pubblica paritaria, ed è stata scritta durante il governo Gelmini, per dire quanto siano tutti i governi che sono passati. Dopodiché abbiamo cominciato ad approfondire l'idea: sì, se la parte giuridica consente la libertà e il pluralismo educativo, ma quanto costa un allievo? E allora abbiamo scritto il saggio Il diritto di apprendere, 9 linee di investimento, un percorso avviato durante il governo Gelmini, continuato durante il governo Giannini e che peraltro alla prefazione, è concluso con il tavolo che si è insediato col governo, all'epoca c'era la ministra Fedeli. Quindi questo fa capire tutta la trasversalità. Qui noi spieghiamo quanto costa un allievo della scuola statale, quanto costa un allievo della scuola paritaria, quanti sono i contributi destinati alla scuola, all'allievo della statale, a quello della paritaria, e quanto dovrebbe costare un allievo in un sistema di efficienza. 5.500, non 10.000 euro, basta tagliare i soldi dello spreco e della burocrazia, non c'è bisogno di tagliare i soldi degli stipendi dei docenti, anzi vanno pagati molto e molto più di quanto vengono pagati oggi. A seguire, quando si è insediato il nuovo governo, con Dario Antì, ecco, questo libro ci tengo a dirlo che è stato scritto con Maria Chiara Parola, dottore commercialista, e Marco Grumo, docente universitario di economia, quindi sono tutti ricercatori, studiosi.
Questo è stato scritto e non ha bisogno di presentazioni, la lettera ai politici sulla libertà di scuola con Dario Antiseri, è l'uomo da sempre in campo sulla libertà di scelta, uno dei migliori filosofi, anzi oserei dire l'ultimo filosofo italiano sopravvissuto, ancora vivo, in assoluto il migliore. È il più preparato. Ecco, Dario Antiseri ha prestato il suo tempo, la sua disponibilità, ma anche il suo nome a scrivere questa lettera ai politici. L'abbiamo scritta nel 2018, quindi è un percorso, come voi vedete, di più di 10 anni ai politici ed è quanto mai attuale. A loro, con questo saggio, che cosa presentiamo? Come funziona la scuola in Europa? In tutta Europa la libertà di scelta educativa è possibile, il sistema scolastico è reale, la famiglia non paga due volte, dopo aver pagato le tasse a costo zero, sceglie fra la statale e la paritaria. L'unica grave eccezione, l'Italia accanto alla Grecia. Ci auguriamo che il prossimo libro che andremo a scrivere sarà il sì, che nelle prossime giornate sentiremo in Parlamento e quindi ripartiamo dal Parlamento con il Parlamento che vota sì e garantisce per sempre questi diritti che andiamo dichiarando da più di 20 anni. Grazie. Ripartiamo con la seconda parte di City Report. Quest'oggi stiamo affrontando l'approfondimento sulla questione scuole paritarie. Avete sentito degli interventi molto interessanti e documentati, oggettivi. Siamo qui con un nuovo ospite che salutiamo, è Matteo Forte, che tutti Buongiorno. Conoscete, consigliere comunale a Milano, e siamo qui con la signora Luisa Foti, che rappresenta le mamme che hanno i figli nelle scuole e che hanno questi problemi in questo momento. La domanda che faccio, tanto per partire, alla signora Foti è questa: ma cosa si aspetta da questo governo? Ci saranno delle votazioni il 19, ci sono dei fondi che sono stati stanziati da Regione Lombardia al Comune, ci dovrebbe essere un miglioramento, ci dovrebbe essere cosa? Ma io mi aspetto innanzitutto che l'esperienza educativa e scolastica che stanno facendo i miei figli in questo momento possa proseguire, perché la situazione economica precaria che si sta venendo a creare mette veramente a rischio questa possibilità. Pertanto quello che io come mamma mi chiedo è un sostegno economico, la possibilità innanzitutto, come diceva Sua Armonia, partendo da una detrazione delle rette di questi mesi, perché poi possa diventare una possibilità per sempre, cioè la scuola è un diritto per tutti e le scuole paritarie coprono comunque un bisogno che, se dovesse venire meno la loro realtà, andrebbe a cadere sulla scuola statale e questo sarebbe assolutamente un disastro. Perfetto. Adesso facciamo qualche domanda politica a Matteo Forte, consigliere comunale, docente che tutti già conoscete perché è stato ospite della nostra trasmissione. Matteo, ti chiediamo, per l'educazione, il Comune di Milano, la Regione Lombardia, le situazioni che vivi tutti i giorni, anche per la tua professione, sia di consigliere che di docente, cosa stanno facendo? E soprattutto la giunta di sinistra di Beppe Sala. Allora, diciamo, sul Comune di Milano, che per quanto riguarda la parte politica ovviamente è quello che più mi compete, è stata fatta una scelta nel mese di marzo, è stata fatta una scelta che ricade ovviamente innanzitutto sugli enti del terzo settore, del privato sociale, che erogano servizi educativi per l'infanzia, ma ricadrà sicuramente sulle famiglie se non si mette rimedio a questa situazione. Che cosa è stato fatto? È stato scelto di sospendere i contributi e le risorse dovute per il convenzionamento con questi enti. Ovviamente si sono sospesi i contributi e le risorse dovute in forza di una convenzione per l'anno in essere, quindi non, diciamo, quello che dovrà essere l'anno prossimo, quello che è promesso, ma su quest'anno. E ovviamente questo ha messo in difficoltà questi enti gestori, anche perché, trattandosi di servizi per l'infanzia, mentre, qui metto la giacca del docente da liceo, mentre noi stiamo regolarmente andando avanti dal mese di marzo a fare tutti i giorni lezioni online, ma appunto con studenti del liceo degli ultimi anni, è chiaro che sull'infanzia non puoi garantire questo tipo di servizio. Ebbene, nonostante questo, il Comune a un certo punto si è reso conto che avrebbe messo seriamente a rischio la ripartenza per questi enti, per queste realtà, su settembre, sull'anno prossimo. Tenete presente che parliamo, per quanto riguarda le materne paritarie, di un servizio che risponde al bisogno di 7.000 famiglie. Per quanto riguarda i nidi, il Comune acquista 1.600 posti.
quindi insomma numeri significativi che aumentano ovviamente l'offerta. Tra l'altro la richiesta mi sembra che sia molto superiore ai 1600 posti. Allora le liste d'attesa come sempre sono crescenti, il comune non riesce mai a garantire, ad azzerarle totalmente, questo perché io penso c'è un sistema centralizzato, mentre anche in questo caso se tu lasciassi la libertà di scelta ognuno si trova il suo posto e tu sostieni la domanda, come fa tra l'altro la Regione Lombardia attraverso il buono scuola. Quindi stavo dicendo, si va a intaccare su un servizio che risponde a un bisogno di 7.000 famiglie per quanto riguarda le materne paritarie, 1.600 per quanto riguarda i nidi. Il comune si è reso conto che effettivamente questo è un problema, ha fatto una parziale marcia indietro facendo una proposta, definirei indecente, non so se cito il titolo di un film, proposta indecente a questi soggetti, cioè gli ha proposto a marzo, aprile, di rinunciare alla cassa integrazione per i propri dipendenti o al FIS, quello che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi in tanti, cioè il fondo integrazione salariale, in cambio del 50% del contributo dovuto se questi organizzavano didattica online a distanza, ripeto, su una fascia d'età 0-6 anni, 0-3 per quanto riguarda il nido, 3-6 per quanto riguarda le materne paritarie. Ovviamente è una proposta indecente, per cui i soggetti privati accreditati si sono ribellati, hanno detto così non va bene. Ieri, notizia di ieri, la Giunta, l'assessore Galimberti, ha annunciato che saranno rifinanziati le convenzioni con le materne e i posti acquistati nei nidi, tuttavia non si capisce come. Quindi se c'è una soddisfazione per questo generale orientamento, chi fa opposizione come me insiste dicendo dove andiamo a prendere questi soldi. Tenuto presente che Regione Lombardia, che riceve dallo Stato i contributi per la fascia 0-6 anni, ha erogato al Comune di Milano a inizio anno 7.6 milioni. Con questa indicazione ad aprile, cioè nel pieno del Covid, dicendo guardate che potete riorientare questi finanziamenti proprio a sostegno degli enti convenzionati che ovviamente sono penalizzati in questo momento. Quindi c'è anche un'indicazione chiara di Regione Lombardia. Il Comune dice no, ma quei soldi noi li abbiamo già impegnati. La domanda è dove, come, visto che sono arrivati a inizio anno e il Covid è esploso a febbraio, quindi non si capisce com'è che non possano riorientare queste risorse. Un'ipotesi, vista anche una delibera votata ieri, è che queste risorse arrivino dal fondo di mutuo soccorso. Ora, dico due cose e poi chiudo su queste risorse. Nella delibera c'è scritto che si parla di 2.5 milioni per tutto il comparto, per tutta la fascia 0-6 anni, quindi nidi e materne paritarie. 2.3 milioni però è la convenzione solo per le materne paritarie. Quindi comunque si va a diminuire il contributo, comunque si va a diminuire la convenzione. E soprattutto lì si vanno a prendere, dice la delibera, dal fondo di mutuo soccorso. Ma il fondo di mutuo soccorso, 14 milioni circa, è frutto delle generose donazioni dei milanesi in queste settimane, in questi mesi di Covid. Ma per far fronte all'emergenza, non per far fronte all'amministrazione ordinaria, non per far fronte alle inefficienze e alle inadempienze dell'amministrazione. Quindi io trovo che questo sia grave ed è ovviamente una soluzione che non può soddisfare pienamente, rischia di essere una pezza peggiore del buco. Assolutamente, anche perché questo dimostra quanta sensibilità c'è per l'argomento da parte della maggioranza di governo. Cittadino che forse è più interessata alle piste ciclabili e ad altre situazioni che potrebbero essere rimandate a molto dopo queste, perché queste sono situazioni che coinvolgono le famiglie, i bambini, il lavoro, l'educazione, i nostri futuri cittadini, l'educazione la prendono a scuola. Poi non ci lamentiamo se nei quartieri popolari che noi andiamo a visitare c'è l'abbandono scolastico, mancano i mezzi per poter fare le video lezioni con gli insegnanti. Perché? Perché non gli si dà la possibilità a questi ragazzi di poter ampliare i loro orizzonti. Non tutti quelli che nascono sono figli di una famiglia povera, devono essere costretti a rimanere in una famiglia povera con una bassa educazione o con un'educazione
arrabattata. Poi, se vogliamo dircela tutta, la maggioranza degli studenti in questo momento, ma lo dico io perché purtroppo con City Report visioniamo scuole che sono in condizioni pietose, quasi non agibili per quanto ci riguarda, soffitti che cadono, diversi consiglieri municipali ce li segnalano, ma fra l'altro anche l'apprendimento in queste scuole, appunto, che sono vetuste, con questa centralizzazione dell'istruzione, come giustamente ricordavi anche tu, che non porta a modernizzare il percorso. Adesso tanti cittadini stanno facendo lo smart working, come dice qualcuno, il lavoro da casa, però per fare determinate cose bisogna avere un computer, una connessione internet, e credetemi, in alcuni quartieri di Milano che ho visitato, ve ne citiamo alcuni, ma senza volerli denigrare, San Siro, Baggio, eccetera, cioè ci sono dei seri problemi anche ad avere solo questo. Quindi un governo cittadino, lasciando perdere poi, adesso vedremo come va la votazione del governo centrale, che non si occupa appunto dell'istruzione delle future colonne portanti dello Stato, lascia parecchio a desiderare. E chiudiamola qui perché non voglio essere troppo cattivo e non voglio dilungarmi. Grazie a Matteo Forte di aver partecipato. Grazie alla signora Luisa Foti, grazie a Sorana Alfieri che adesso è da un'altra parte ma ci sta guardando, grazie a Paolo Rusconi, seguiteci e se avete qualcosa da dirci, numero in sovraimpressione, scriveteci tutto quello che volete e sicuramente ritorneremo sul tema per un confronto molto più ampio, magari dopo il 19 quando ci sarà la votazione del governo. Un saluto a tutti, Tullio Trapasso.